Hello and welcome to my channel. My name is Norma and I'm an English teacher. Oggi andremo a scoprire come si dice in inglese addirittura. Are you ready? Let's begin. Amazing! Per questo video ho deciso di chiedere aiuto a Caesar per farmi capire meglio come funziona questa espressione, questa esclamazione. Addirittura. Addirittura. Quindi iniziamo col dire che esistono due principali usi per dire addirittura in inglese. Il primo è sicuramente per esclamazione, quando succede o qualcuno ti dice qualcosa di incredibile. Per esempio, in italiano, Caesar, non avrei mai potuto fare questo video senza di te. Addirittura? Che esagerata. Caesar, I could have never done this video without you. Oh, come on. Oh, no way. Oh, get out of here. You're kidding. You must be joking. You gotta be kidding me. Really? Tutti questi che avete appena sentito sono tutte possibilità per dire il nostro addirittura. Quando praticamente qualcuno ti dice qualcosa, dici sì, ma dai, non ci credo, addirittura. Quindi come esclamazione. Yeah. Quando sei un po' sorpreso. Diciamo che ne esistono probabilmente altri, sono molto vari, anche più complessi. You're kidding, you must be kidding, you're joking, insomma, possono variare. Il senso però è quello, cioè l'importante è quello che esprime quell'esclamazione. Passiamo al secondo uso. Possiamo usarlo per esprimere enfasi quando lo usiamo insieme a un comparativo. Per esempio, sai Caesar, ho visto il film ed era addirittura meglio del libro. Veramente? In questo caso addirittura significa perfino. Okay. Oh, ancora, ancora meglio. Proviamo a tradurlo in inglese ora. You know Caesar, I saw the movie and it was even better than the book. Really? Yeah. Wow. Quindi in questo caso basta aggiungere la parola even prima del comparativo. Quindi abbiamo better, even better. Perfino meglio, addirittura meglio. Facciamo un altro esempio per capire meglio quest'uso. Qui davanti a noi abbiamo tre tipi di torte diversi. So what do you think, Norma? Which cake did you like the most? This cake is good. Yeah. This one is better. Yeah. But this one is even better. Oh, even better than this one? Yeah. Oh, wow. I like this one even better than that one. Okay. Quindi sei riuscito a capire il senso di questo esempio? Io ho detto che una torta era buona, un'altra era più buona, ma la terza era anche meglio della seconda. Ancora più buona. Addirittura più buona. Esatto. Quindi per fare un piccolo recap di questa lezione, è importante sottolineare che dipende un pochettino, cioè per tradurre esattamente il nostro addirittura italiano, dipende un po' dal contesto. Esatto. E questa lezione sarebbe stata perfetta anche se l'avessi fatto da sola, ma con me è stato even better. Yeah, with Caesar was even better, right? Fateci sapere se siete d'accordo. Yeah, exactly. That's it for today. Non dimenticare che se vuoi praticare e migliorare l'inglese ogni giorno, puoi entrare nella nostra piattaforma Nod. Thank you so much for watching e ci vediamo nel prossimo video. No way. Oh, sorry. What do you mean, no way? Addirittura. Whatever. Bye! Bye.